non è stata una manifestazione, è stato un grido d'allarme che ha annunciato una prossima manifestazione di protesta se le cose non cambieranno. Parliamo di 100 medici convenzionati del 118, da precisare convenzionati perché ci sono anche i medici, quelli dipendenti direttamente dalle ASL, sempre del 118. Questi 100 medici abruzzesi non hanno alcun tipo di tutela, non hanno TFR, non hanno congedi parentali, non gli viene riconosciuta la malattia, e, insomma, sono un po' medici di serie B rispetto a tanti altri medici in Abruzzo. Da 25 anni ormai chiedono la stabilizzazione. Di recente c'è stato un emendamento approvato da parte del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Taglieri che viene incontro alle richieste di questi medici. Staremo a vedere cosa succederà. Certo è che annunciano battaglie anche rispetto, dicevamo, a una disparità di trattamento con altri medici. Pensiamo ai medici di base, rispetto anche ad una guerra, quella contro la coronavirus, che questi medici convenzionati del 118 hanno combattuto a mani nude in prima linea senza alcun tipo di tutela, e ora vogliono in qualche modo vedere riconosciuti i loro diritti. Lo sfogo di Nando Del Giovane in rappresentanza del sindacato SAWES, proprio il sindacato che in qualche modo rappresenta questi medici, un duro sfogo quello di Nando Del Giovane sul nostro profilo Facebook di Rete 8, che invito tutti ad ascoltare perché è molto interessante. E intanto, come dicevo all'inizio, ci sarà, se le cose non cambieranno, ci sarà una importante manifestazione di protesta prossimamente all'assessorato regionale alla sanità. Gigliola, prima di lasciarti, ricordo ovviamente il consueto bollettino pomeridiano. E poi vi annuncio un'intervista intorno alle 15 da sotto il palco del porto turistico con il noto cabarettista abruzzese Federico Perrotta, che ci presenta uno spettacolo da non perdere questa sera alle 21:30 al porto turistico Matti di Dio, che racconta una storia, una vicenda davvero interessante, raccontata sempre con grande umorismo e grande comicità da parte di Federico Perrotta e di altri attori bravissimi, stasera sul palco del porto turistico.